domani dove sarò. Battiato, Massimo Ranieri, Max Pezzali. Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Continua chi? Zucchero! Day by day, home, shambende. Domani è già qui, domani è già qui. Day by day, home, shambende. Francesco Renga! Ma domani, domani, domani lo so. Vecchioni! Lo so che si passa il confine. Piero Pelù, e di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia quando? Domani c'è qui Caparezza. Estraco un foglio dalla risma nascosto, scrivo ma non riesco, forse perché si smamma scosso. Una vita che salvi, una pietra che poggi, fa pensare a domani ma puoi farlo solo oggi. La vita si fa grande così, venditi e comincia domani. Vai Baglioni. Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare, con un po' di fortuna si può dimenticare. Dove sarò domani, dove sarò. Applauso per tutti, continuiamo. Perché adesso, adesso mentre la canzone continua, pare che canti pure Silvio Berlusconi, eh? Attenzione, perché anche lui ha voluto partecipare. Sta per entrare Silvio, prego. Mi piace fare l'amore e problemi non ho, sia con la Noemi o con la Daddario. E col nuovo Viagra io problemi non ho e ricomincio. Quando? Beato lui, grazie. Mamma mia, va, vabbè. E allora, dopo avermi un pochino scaldato l'ugola io e le mani voi, cominciamo a presentare a raffica tutti i personaggi che vogliono salutare lo splendido pubblico di Rocca di Neto. Partiamo dal personaggio numero, vediamo se indovinate chi è. Numero uno, perché va sempre in onda su Rai, chi è? Vespa? Vabbè, tutti Vespa dicono sempre, è vero, eh? No, un altro indizio, non è lui. Conduceva un programma che si chiama Uno Mattina, l'hanno azzeccato, giurato, perché giurato è il numero uno in assoluto, numero uno perché uno che fa errori di grammatica pure quando sta zitto, numero uno perché uno, credetemi, che quando io lo guardo in televisione a giurato mi tranquillizzo, mi rassereno, perché dico, se c'è arrivato lui in televisione ci arrivo pure io. E infatti è venuto a Rocca di Neto a trovarci, chiamiamolo in coro, Luca Sigla. Mamma mia, ma carissimi amici, il mio più affettato saluto di cuore, ma io resto davvero sbardolito da questo sbaroldito, insomma putrefatto, signora, da questo bellissimo pubblico. Fatevi guardare meglio, scusate, mi metto gli occhiali perché sono un pochino lesbico e quindi... Ma veramente è una cosa molto bella, io so che il tempo stringe, quindi cercherò di essere circonciso, però, aia, lo sapevo io. Fate un'altra risata, signora. Signora, guardi che io purtroppo ho sempre questo problema al piede, mi viene sempre un'estorsione al piede, volevo andare dal pedofilo per farmela guarire.
Ah, oh signora, che non è l'unico problema, che quando ero piccolo io purtroppo ho battuto la testa. Mi è venuto un rauma tranico ed è per questo che sbaglio sempre le parole, che non mi ricordo bene quello che devo dire. Come si dice quando uno non c'ha memoria? Che gli vengono dei momenti di amnistia, ecco, molto bene. Comunque, a tale prosopito, siamo in questa terra bellissima, io voglio presentare un grandissimo amico giornalista, grande e grosso, Giampiero Galeazzi. Prego Giampiero. Amici sportivi, un grande saluto al vostro bisteccone Giampiero Galeazzi. Buonasera a tutti, grazie. Come mi trovate? In forma? È vero? Sono andato dal dietologo. Ste dietologi, guarda, non si possono sopportare. La prima cosa che mi ha detto Giampiero, io la guardo nudo e fa proprio schifo. Comunque, lei deve perdere come prima cosa i liquidi. Infatti appena mi ha presentato la fattura mi ha detto sono 150 euro, se c'ha liquidi mi fa un favore. Seconda cosa mi ha detto salga sulla bilancia e si pesi per cortesia. Ste bilance che parlano, te fanno fare le figure di merda davanti a tutti, metti 50 centesimi in questa bilancia, metto un piede, metto pure l'altro e a bilancia. Prego salire uno alla volta, salire uno alla volta. A me che la mia compagna quando mi vede nudo mi dice sempre Giampiero, a me tu mi piaci così come sei, mi piacciono i tuoi occhi, mi piace la tua voce, tutto il resto non conta, mi dice, tutto il resto è grasso che cola. Però guardate che quando io sto con lei sono sempre molto romantico, prima di fare l'amore con la mia compagna io la guardo sempre dritta negli occhi. Le accarezzo i capelli e le sussurro dolcemente. Voi che mancano ancora 50 colpi! È incredibile! Ancora 50 colpi! Ancora l'Italia, ancora l'Austria, ancora la Francia, l'Inghilterra, la Nuova Zelanda! Perché io conosco solo un motto, che è meglio la carne che l'osso. E dagli dentro, a più non posso. Grazie. Grazie. Comunque, visto che parliamo di calcio, parliamo di sport, io ho qui un vostro corregionale, un grande calciatore, calabrese, campione del mondo, campione d'Europa, ha vinto tutto, signori, Gennaro Ringhio, saluta il pubblico, Ringhio, saluta. Anche in italiano, Ringhio, così la gente ti apprezza. Parlaci del tuo cammino, della tua escalation. Sappiamo che tu vieni da una famiglia un po' povera, è vero, Ringhio? Beh, sinceramente sono molto contento, veramente. Buonasera a tutti. E a me ormai mi conoscono tutti, veramente. Per esempio, se io dico life is, hai visto, tutti mi conoscono. Now, una volta. Bisogna vedere ora. Io purtroppo vengo da una famiglia veramente molto povera, ma poverissima, guardate. Pensate che non ci avevamo neanche i soldi a casa mia per l'ossigeno, per mio nonno. Ci dovevamo mettere io e mio fratello, mezz'ora a testa ogni volta, a soffiare. Quando mio padre ci portava a mare, tutti i bambini in spiaggia, tutti belli, con i braccioli, il salvagente. Io e mio fratello con la ruota della 128 di mio nonno. Ma non la camera d'aria, signora. Il copertone direttamente, va alla spinge, tutti i bambini lì belli che costruivano i castelli di sabbia sulla spiaggia. Noi eravamo talmente poveri che anziché costruire i castelli di sabbia costruivamo le case popolari a mare direttamente. Ma invece adesso mi sono fatti